Eccoci qua per la seconda parte del video. Il secondo episodio, adesso lo potete vedere finalmente acceso, questo è il risultato finale, vi manca da scoprire com'è stato, cioè tutto il lavoro per arrivare a questo risultato. Stefano si è occupato, come abbiamo detto, del rifacimento da zero di tutti i tubi, perché i più attenti avranno notato che è cambiata anche la disposizione dei tubi stessi, dovuto sia al fatto che i componenti sono cambiati, esclusa la scheda video, ma anche perché il cliente ha voluto giustamente cambiare, dice. Per sicurezza, memore appunto del fatto che ha avuto un problema per vecchiaia di tubi con i precedenti, come abbiamo spiegato nel precedente video. Quindi abbiamo Sì, poi sai, anche rifatto. a livello estetico, penso comunque vederlo diverso ti fa un altro effetto. Poi Sì. per chi è stato sempre attento, questo supporto non era stato possibile montarlo nella precedente versione perché lì proprio ci passava un tubo, lui ce l'aveva chiesto così, noi l'abbiamo fatto così. In questo caso invece siamo riusciti a rimontarlo perché i tubi fanno un giro diverso e di conseguenza sarà possibile anche rimettere il plexiglass frontale. Parlo di plexiglass perché questa è la prima versione del Corpi 5, non quello col Esatto. frontale in vetro. Bene, ragazzi, andiamo a vedere com'è stato tutto questo lavoro che poi ha comportato comunque lavori un po' più minuziosi anche di pulizia, perché poi quando si va a finire di rismontare un po' tutto, ci sono diverse fasi molto interessanti durante questo video che vi consigliamo di vedere. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh*t right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a man, a septic. Complimenti comunque. Grazie, Bravo. grazie. No, devo dire, hai fatto un bel lavoro. Poi questo è il classico PC che
ti stimola, ti fomenta, sì, sì, ti sì, fomenta, sì. Perché io stavo lì pure, visto, l'ho spurgato nell'altro video, dice, vabbè, ma alla fine ti metti là con la pezzetta, col cacciavite, a cercare, deve venire pulito, cioè, sì, questo sì. Deve, merita di uscire perfetto per quello che si può fare. Sì, ci sono delle piccolezze che non abbiamo neanche registrato perché dovevamo registrare completamente tutto, tipo la tanica l'abbiamo messa a bagnomaria con un po' di acqua, anche un po' di varecchina, insomma, per cercare proprio di purificare, di scrostare l'interno, poi passare il pennellino qui in mezzo alle finiture. Quanto della scheda video con imbevuto pennello. Imbevuto di Bref per andare proprio a pulire, come quando pulisci, sai, un carburatore con la benzina, col pennello che lo scrosti, no? Tutte le micro finiture, i micro passaggi, sono stati fatti un sacco di cose per arrivare a questo risultato. Intanto vediamo un po' di aneddoti. Durante le lavorazioni postavamo delle storie su Instagram, il cliente giustamente le vedeva, la sera passava qui per darci degli input, delle cose, ci ha fatto modificare delle piccole cose che non erano previste, ma siamo stati contenti di farlo, tra cui il cavo 24 pin completamente blu, non so se si è capito, ma c'è un po' la fissa per il blu. Sì, lui piace il blu, infatti adesso stiamo lavorando, adesso come vedete è completamente blu, e anche le RAM dovranno poi essere settate in una colorazione full blu, quindi comunque a lui piace questa cosa. Poi dopo ci posterà, ci manderà delle foto della sua postazione a casa finita, magari ve le mostreremo, esatto. Le posteremo sulla sezione community di YouTube, così le potrete anche vedere. Altra modifica che ci ha chiesto in corso d'opera: ha creato un leddino con presa Molex 12V per illuminare all'interno la tanica, dato in realtà, che è la risposta di un foro. In realtà c'era un leddino. C'era era 5 volts, però era 5, era molto molto. Allora lui quando l'ha visto è stato bravissimo, perché nell'arco di un giorno si è preso questo LED, è andato via, è tornato dopo e ci ha portato questo nuovo LED con attacco Molex, ma stavolta a 12 volt. E questo è il risultato, perché fa tanta luce, quindi si vede l'interno. Ci sta anche bene. Ci sta anche bene, sì sì, assolutamente. E poi ti posso dire che la nuova disposizione dei tubi la preferisco molto, sì, molto più lineare. Anche io devo dire che lui ci ha dato l'input di farlo passare all'interno, quindi come avete visto dal video abbiamo ruotato completamente, cioè invertito di 180 gradi il dissipatore, perché gli attacchi prima erano sotto, adesso sono andati a finire sopra per farlo stare all'interno della cassa, del case, del volume del case. Lo abbiamo un po' abbassato, come vedete abbiamo sostituito anche tutte e quattro le ventole con delle nuove corsaire che ci ha portato sempre lui, quindi queste qui sono andate a finire al controller e tutto quanto. E adesso appunto l'impianto passa da sopra e scende un tubo vicino al radiatore con flussometro che abbiamo recuperato dal vecchio impianto, e ritorna poi tutto alla tanica e alla sì, pompa. Non c'è uno dei rari casi nei quali non abbiamo consigliato già dall'inizio un rubinetto per lo spurgo, perché questo case, una volta messo in piedi, lo avrete visto nel video precedente, è facilissimo da spurgare, sì. Basta prendere un tubo di quelli in basso, staccarlo è stato l'acqua. Veramente sì, semplice, è molto semplice, era inutile mettere sì. Sai già che l'acqua non va a finire addosso ad altre cose, quindi comunque esatto. Lo spurghi dal basso, è molto, molto comodo, semplice. Ragazzi, noi speriamo che vi sia piaciuto, noi abbiamo dato il 100%, meritava due puntate, sono stato contento di averlo diviso in sì, due sì, sì. Diteci voi che cosa ne pensate, se avreste fatto qualcosa di diverso sicuramente. Vabbè, avreste messo delle DDR4, avreste cambiato la scheda video, avreste fatto un non sacco tanto di sui componenti, ma anche poi anche critiche estetiche, no? Ma al di là del fatto che uno può preferire il blu o un altro colore, critiche estetiche, nel senso, avrei fatto passare questo, tutto è utile, perché comunque sono tutte critiche, se vogliamo, o commenti costruttivi. Quindi qui sotto, appunto nella sezione commenti, vi invitiamo a scrivere, se volete, un voto, cioè che voto date al nostro lavoro, che voto date a questo risultato finale, e magari motivate con una esatto. Vostra, con un vostro pensiero. Aggiungo una piccola cosa che non abbiamo detto: normalmente in questo tipo di lavori smontiamo e puliamo tutti i water block che è possibile smontare e pulire, compreso quello della GPU. Su questo modello in particolare non è stato possibile farlo, perché ci sono delle viti che stanno nascoste di sotto della scocca della scheda, quindi avremmo dovuto rovinare la scheda per smontarla. Ovviamente abbiamo preferito non farlo, anche perché all'interno non c'era nessun tipo di residuo, quindi abbiamo fatto girare l'acqua più volte, abbiamo visto che era completamente libera. Bene ragazzi, per questo video, per questa mini serie di due puntate è tutto, ci troveremo fra 5 anni di nuovo con questo PC, non con un altro video, con questo PC. Per il momento ragazzi, se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina, così resterete aggiornati sì. Su tutte le future se uscite. Se siete già iscritti e non avete attivato la campanellina, attivatela, perché ho visto che un sacco di voi non ce l'hanno attivata. Questo è male, non variamo le notifiche. Esatto, grazie, poi noi ne mandiamo talmente poche. Già facciamo tantissimi video. Esatto. Chiudiamo così, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ciao a tutti.